Un saluto a tutti gli utenti di Console Tribe, siamo al terzo episodio di The Vanishing of Ethan Carter, l'avventura di The Astronauts che abbiamo iniziato un paio di settimane fa. Adesso siamo arrivati al terzo episodio e vediamo cosa succede, che cosa ci porterà a fare il nostro caro Pablo, si chiama il protagonista, cioè mi sono dimenticato il nome. Allora, dobbiamo, immagino, seguire il sentiero, però io lì vedo qualcosa. O sbaglio? Sbaglio, lì c'è qualcosa. Vedo una mezza torcia. Non so se andarci o magari andare prima di qua. Allora, vediamo prima in questa salita cosa troviamo. Magari se troviamo un edificio, un sentiero che continua comunque ad andare, ce ne torniamo indietro. Altrimenti prendiamo insomma una decisione in base a quello che troviamo. Allora, qua cosa c'è? C'è un edificio. Immagino che il grande enigma si trovi proprio qui, quindi torniamo indietro, vediamo lì quelle mezze torce a cosa ci portano. Comunque questo gioco, devo dire, è abbastanza aperto come ambienti, nel senso. Ecco appunto, come se entrassi in una foresta è arrivato qualcosa. Le persone vengono qui per molti motivi, quasi sempre vogliono farmi delle domande sul futuro. Posso vedere il futuro, perciò è il passato ciò che mi interessa. Se vuoi trovare la mia casa, dovrei rispondere alle mie domande su di te. Che cavolo sta succedendo? Non lo so. Prendi ciò che sai, non, che sai che non restituirai. Il tradimento è causato dalla disuguaglianza o dall'ingiustizia? Sì, ma perché? Non ci sto capendo niente, devo essere sincero. Al momento ci sto capendo ben poco, cioè. Abbiamo capito che ci sta questa entità oscura che si è impossessata di tutti gli abitanti del villaggio, di questa piccola cittadina, e che vogliono tutti quanti uccidere Ethan Carter. Però queste visioni non le ho capite. Preferiresti l'anonimato alla notorietà? Barare davvero ingiusto nei confronti degli altri? Sì, io sto camminando a vuoto praticamente. Ecco, qui cosa abbiamo? Una letterina. Leggiamola. Una bella donna era seduta sulla riva di un fiume. Una strega le si avvicinò e le disse che avrebbe avuto un figlio. La donna cominciò a piangere dalla gioia, ma la gioia si tramutò in paura e non riusciva a smettere di piangere. La paura si tramutò in tristezza e la donna continuò a piangere. Pianse per mesi, a malapena riusciva a dormire fino a quando non nacque il bambino. Ma il pianto aveva fatto invecchiare la donna che aveva perso la sua bellezza. Quando divenne abbastanza grande, suo figlio salì sulla montagna per trovare la casa della strega. Le chiese se poteva restituire la bellezza a sua madre. La strega gli fece molte domande. Dopo aver ascoltato le risposte, disse al ragazzo che aveva mentito alla madre riguardo a suo figlio. Il ragazzo scomparve e la madre tornò ad essere bella come prima. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Che significa tutto ciò? Ragazzi, non sto capendo più nulla, davvero. Non ci sto capendo più niente. Questa è la storiella di prima. E qua invece in questo foglietto abbiamo un messaggio alla madre di Ethan. Ethan tesoro, mi dispiace aver alzato la voce. Voglio che conservi questo messaggio e che lo leggi ogni volta che perderò le staffe. Non pensavo a quello che ho detto. Sei il mio piccolino, il mio tesoro. Io solo smettere di avere la testa tra le nuvole, ok? Sì, vabbè, praticamente una lettera tra Ethan e la madre. Forse vuole descrivere questa lettera, cioè questa visione, chiamatela un po' come volete, il rapporto tra appunto Ethan e sua madre. Immagino che sia così. Comunque, sì, il gioco è veramente pienissimo di misteri, molto affascinante, devo dire. Da questo punto di vista hanno fatto veramente un bel lavoro i ragazzi di The Astronauts. Il gioco mi sta incuriosendo tantissimo. Quindi adesso ritorniamo sul sentiero. E raggiungiamo l'edificio che sta praticamente qui sopra. Vediamo dove ci porta e che cosa ci spingerà a fare, no? Belle anche molto piacevoli le musiche, l'atmosfera, devo dire, è veramente fatta tutto abbastanza bene. Non mi sta dispiacendo affatto, devo dire, questo gioco. Al momento mi sentirei di consigliarvelo se siete amanti di questa tipologia di esperienze. Ci sono comunque coloro che non amano questo tipo di giochi in cui
Il ritmo comunque è molto blando, abbastanza lento, molto esplorativo. C'è qualcuno che non piace e lo capisco assolutamente. Anche se comunque io direi anche a loro, almeno di provarli questi giochi. Provarne uno o due, poi magari capite che non è il vostro genere, li abbandonate. Però se non li avete mai provati, sono titoli che almeno un paio di volte, meno uno o due titoli, magari quelli proprio bellissimi, vanno giocati. Per capire veramente se il genere rientra nelle vostre corde. Poi molte volte dipende anche dalla storia, sapete, perché se la storia vi prende, e questa è una cosa molto personale, perché c'è chi piace un tipo di storia, a chi ne piace un altro. Ad esempio, una storia che una persona può piacere tantissimo, a me può far schifo, no? Quindi dipende anche tanto da questi aspetti, che sono molto soggettivi, molto personali. Comunque, immagino sia proprio una chiesa, perché ho visto un po' di come dire, un po' di bare, di tombe anzi. Allora qui abbiamo ispezione a tira, questa sia, immagino sia una come chiamarla? Sì, comunque una tomba, una cripta. Corvo, corvo, che significa corvo? Ah, dobbiamo unire ovviamente le parole per risolvere adesso questo enigma. Corvo, corvo, no. Ok, ci siamo, tieni premuto. Ah no, cavolo, ho sbagliato, ho lasciato subito. Sì, ho detto tra me e me, tieni premuto, però ho rilasciato il tasto. Corvo, ok, dobbiamo raccogliere il corvo qui. Il gioco ci dice più o meno dove si trova. Andiamo a cercarlo. Qui c'è anche ispezione, malta, mucchio di mattoni, lavoro, lavoro interrotto, abbandonato. Quindi una carriola. Andiamo a vedere se troviamo questo stramaledittissimo corvo. Anche qui un'ispezione. Segni di lotta. Varie impronte. E che altro? Nessuna traccia di sangue. Vittima, uccisa, ferita. Ok. Sì, qua è una cosa dove, un gioco dove bisogna unire molto i puntini. Bisogna anche andare un pochino a, come dire, a intuito. Dove sta sto maledetto corvo? Dovrebbe essere da queste parti più o meno. Riuscirò a trovarlo? Secondo me sono andato oltre. Forse sono andato un po' troppo lontano. Forse, però dovrebbe essere vicino a una di queste tombe. Qua no. Ragazzi, non lo riesco a trovare. No, qua no. Magari proviamo a rifare il giochi. Aspettate, qui intanto cos'è? Pennello, secchio, carcasse di corvi. Sangue come vernice, quindi un rituale ci suggerisce il gioco. Coltello, pugnale e bisturi per incidere questi corvi. Altro punto interrogativo. E il punto interrogativo porta. Porta nell'oscurità, boh, dove ci porta? E bisogna prima trovare una luce, un qualcosa qui per. Rifacciamo il coso del corvo, così magari riesco a capire precisamente in che direzione. Quindi dobbiamo andare più o meno in questa direzione. Ok, quindi io direi di non muovere la telecamera, assolutamente, di stare fissi in questa direzione. C'è un albero vicino, dobbiamo ricordarci, c'è un albero. È vero che sono un po' ovunque gli alberi, però un albero con una bara vicina, con una tomba, insomma, non dovrebbe essere troppo difficile da trovare. Allora, qui c'è l'albero. No. Qui no. Però forse questi alberi qui dovrebbero essere loro. Gli alberi da incriminati, diciamo. Qui. No, forse già sono andato. Attenzione. Ah, no, eccolo! Finalmente, finalmente. L'abbiamo beccato. Prendi il corvo. Chissà cosa ci dobbiamo fare con questo corvo. Forse lo dobbiamo mettere lì, magari si accende la luce così. Adesso vediamo. Devo dire poi il fine. Allora il gioco, cioè, l'atmosfera è molto, come dire, dark, ma dark nel senso di tutti questi rituali, di queste entità. Però non fa paura, anzi. Però
Devo dire, si respira un'aria abbastanza tranquilla, rilassata. Finora la tensione non la sto proprio avvertendo, però c'è questo mistero, questa sorta di thriller molto molto affascinante, devo dire. Poi devo dire, l'ambientazione è molto molto suggestiva, devo dire, non è per niente male. Qua cos'è? Altro sangue, ispeziona. Stella benedetta, ala del corvo, zampa di corvo, croce, croce capovolta, pira la strega, sta facendo varie... Sacrificio a Klepot, quindi un sigillo. Ok. Vogliamo provare ad andare a mettere il corvo lì? Poi c'è qualcos'altro prima. Andiamo a mettere il corvo, va. Quindi, corvo messo, adesso tiriamo. Fuoco, luce! C'è una luce. E cos'altro c'è? Si vede sempre poco, ma si vede almeno qualcosa. Ispeziona. Causa della morte. C'è un coltello. Lo afferriamo. Ah, ok, un puzzle come quello di prima. Praticamente bisogna trovare tutti gli indizi e poi ricreare, immagino, la scena. Un po' come quella cosa del treno, no? Vi ricordate? Era il primo video let's play, se ricordo bene. Quindi, pugnale. Ah, ok, il pugnale dobbiamo metterlo qua. Ah, sì, giustamente abbiamo unito le varie cose. Forse abbiamo fatto così. Vediamo. No, ancora no. Ci manca qualcosa. Non so cosa, però. Forse nella chiesa c'è qualcosa, perché effettivamente la chiesa non l'abbiamo proprio esplorata. Magari guardiamoci comunque ancora qui intorno, perché immagino sia tutto qui in zona. Non troppo lontana. Infatti, vediamo. Fiammiferi spenti. Latta d'olio. Sì, questa praticamente è una torcia, sì, una lampada d'olio. Lampada d'olio. Ok, dove dobbiamo andare? Da questa parte. Sì, praticamente nella chiesa, ok, quindi ci sarei andato comunque. Comunque il gioco ci suggerisce una nuova destinazione. Quindi andiamo qui. Dove sta la chiesa? Eccola, entrata. Il problema adesso è dove trovare la latta ad olio, perché è tutto abbastanza scuro, si vede poco. Infatti già non vedo più niente. Una mezza torcia, caro Pablo, come cavolo ti chiami tu, potevi portartela? Eh no, io ragazzi, non vedo niente, non riesco proprio ad orientarmi, in altro discorso. Eh no. Ma non è che abbiamo sbagliato entrata, magari c'è un'altra entrata. Ah no, 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 ecco, c'era questo corridoio che non avevo visto. Ed ecco la lampada ad olio. Benissimo. Allora, adesso direi di andare a prendere, portare la lampada d'olio dove... Qui, no, le scale sono rotte. Direi di portare la lampada d'olio su quel tronco spezzato, caduto a terra. E poi di avvicinarci al corpo, così magari abbiamo sbloccato tutto, forse, e possiamo completare l'enigma. No? Lampada d'olio. Ripara, ok. E sì, vediamo il corpo se ci dice qualcosa. Tocca. Allora, ecco qua, vediamo se si riempie. Sì, ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso fuoriescono come al prima queste specie di scie luminose. Praticamente è come se adesso fossimo entrati in una realtà alternativa, diciamo. Dove praticamente dobbiamo rivivere gli eventi che sono successi in questo cimitero. Vedete, ci sono varie cose da... vari eventi. Immagino che vadano messi in ordine proprio come con il treno. Quindi diciamo che questo puzzle fa proprio parte del gioco. È proprio una cosa, una caratteristica del gioco che evidentemente si porterà dietro anche in futuro, immagino. Di solito queste cose vengono riproposte più volte. Che bello però tutto blu qui, veramente molto carini i colori, molto più freddi, molto adatta questa paletta di colori.
Ok, adesso abbiamo la cronologia quasi. Intanto qui mi sono messo a fare uno screen, ragazzi, per questo ero salito un attimo. Direi adesso di aggiustare, appunto, mettere la cronologia. Che numero ci mettiamo qua? Ho messo un numero completamente a caso. Allora, abbiamo... Io direi che questa forse è la prima e questa è la seconda. Entrano nel cimitero, forse... Non lo so. Aspetta, ci sono anche queste altre due qui, già me le ero dimenticate. Ma forse... Questa è forse proprio la prima, magari. Dove stanno parlando e poi vanno al cimitero. Cioè vanno in quella cripta, forse quindi questa è la seconda. Ho messo tre perché... Our boy. Proviamoci. Ok, Chad però is questa è la putting our prima. boy in that crypt and breaking him up, Lo sta doomed him to murando, his vuole sleeper consegnarlo al dormiente per forever. sempre. Ok, dopo loro vanno lì. No. Chad, let me. Quella non è la seconda. Però loro da lì passano. Vediamo. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up, giving him to the sleeper forever. Ok, sta scena qua l'abbiamo già vista. Dai, saltiamola, non si può saltare purtroppo. Però loro da qui vanno direttamente alla cripta. Quindi mi sa che la scena The hell's successiva going on? Where's he? non è questa neanche. Allora sì, loro immagino che questa sia, vabbè, la 1 ed è sicuro. Questa forse è la quarta, la quinta, non lo so. Forse 1, 2, 3. Mettiamo 2 e 3 qui. Anzi, questa è la 2. E questa è la 3 e poi le altre non lo so, ragazzi. Che numero ci sa? Vediamo. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper forever. You know he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. What the hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Rose. Ethan. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Ciao, quello che stava succedendo è abbastanza raccapricciante. Ci volevano chiudere un ragazzino dentro la cripta praticamente, però Ethan si è ribellato, insomma è successo poi quello che è successo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo terzo video Let's Play di The Vanishing of Ethan Carter. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, veniteci a trovare anche sul sito con The Vanishing of Ethan Carter. Ci vediamo settimana prossima, un episodio settimanale come vi avevo già annunciato all'inizio di questa serie Let's Play. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!